Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a fare un pochettino di lettura ritmica e anche di note e anche di scelta di diteggiature, non sempre affidandoci comunque ciecamente alle tab. Quindi, per quello che hai sentito nell'introduzione, ho utilizzato delle batterie che trovi sul mio sito gratuitamente. Vai su www.carlochirio.com. In altro, qua sulla destra, vai su Groovy batteria e scegli il genere rock, funky, queste qua sono funky, shuffle, oppure la batteria programmabile, che è quella che puoi cambiare sia in velocità che anche nella disposizione dei colpi. Ho utilizzato questo funky, era a 110, puoi scegliere anche altre velocità. Questa cosa è ottima per studiare, perché non bisogna partire alla velocità a cui l'hai ascoltato, bisogna partire a 70, 80 e poi portarlo su poco per volta. Allora, andiamo invece sul groove. Partiamo con un mi a vuoto, che dura un quarto, poi c'è una legatura, un ottavo puntato e andiamo alla fine a mettere una ghost note proprio sull'ultimo sedicesimo del secondo quarto, che va a cadere su una nota si. Questo si dobbiamo prenderlo con un leggero slide, vedi che c'è la righetta, quindi ci arriviamo in questo modo. Lo conteremo così. Okay, quindi questa ghost note arriva proprio il sedicesimo prima del battere del La. Il La lo andiamo a prendere partendo con uno slide o da mezzo tono o da un tono prima più o meno, però in modo che la nota reale si arrivi nel battere del terzo quarto. Nel terzo quarto quindi andremo a fare Si, Re, Mi, La. Qua puoi anche guardare la tab se non ti senti sicuro sulle note. 7, 5, 7, 5. Teniamo il La lungo nel battere della battuta dopo, la seconda battuta, e rispondiamo con l'ottavo superiore, andando a mettere due ottavi. Il primo è levare d'ottavo del primo quarto e il secondo sul battere del secondo quarto. Poi spostiamo la mano su un ipotetico Do in corda di La sul tasto 3 e mettiamo due sedicesimi in ghost note. La ghost note, ti ricordo, devi mettere il dito sul tasto che poi andrai a suonare, quindi andrò a suonare un Do reale dopo. Però vado ad appoggiare anche un altro dito senza abbassare, perché se abbasso escono le note. Se appoggio, chiaramente devo fare caso a stoppare, non far uscire dei suoni indesiderati. Il groove è questo, quindi due ghost, Do un Do, sposto la mano, un'altra ghost, un Re, questa volta, scusa, sono un po' senza voce, un Re naturale, un sedicesimo, quindi molto stoppato, poi c'è la pausa sul battere del quarto quarto e vado a mettere questi tre sedicesimi, Mi, Sol, Mi. Posso diteggiarli sia 3-1-3 che 4-1-3, se voglio tenere la mano più comoda, più stretta. Scolasticamente sarebbe meglio un dito, un tasto, ma va benissimo anche nell'altra disposizione. Quindi questo riffettino della seconda battuta, dopo aver suonato un ta-ta, e va a finire, mi raccomando, dopo i tre sedicesimi, subito sulla terza battuta, che è uguale alla prima. Andando avanti, invece, nella quarta abbiamo poi una variazione molto bella sull'acuto. Andiamo a prendere un Si acuto al tasto 16, come giustamente dice, anche qua con lo slidino, un tono prima può andare bene, può essere anche di più, può essere anche di meno, l'importante anche qua è arrivare preciso con la nota reale sul battere del secondo quarto.
Invece per il vibrato sul Sol al tasto 12, come lo faccio io, o con il semitono prima o dopo, staccando il pollice però, perché altrimenti non riuscirei a essere veloce nel vibrato. Quindi il pollice non sta più ancorato, ma va a lavorare con l'indice che mi vibra la nota. Per fare il vibrato, chiaramente qua dobbiamo lavorare o sul semitono sotto o sopra in maniera molto veloce, però facendo sempre riferimento al tasto 12 in modo che esca quella nota. Dopo abbiamo una discesa di sedicesimi, principalmente sul terzo quarto. Qua è segnata 14-12, me la fa fare in corda di re. Ecco, qua io mi sono staccato perché ho preso queste note qua e ho trovato una diteggiatura che per me è più comoda. In realtà la diteggiatura è la stessa perché poi vado a utilizzare le stesse dita, soltanto che ho pensato che fosse più comodo prenderla in corda di sol. E in questo modo io mi ritrovo poi già sul, vabbè, il mi sarà vuoto, ma sul si della prima nota reale che vado poi a prendere ripartendo con il giro. Quindi il messaggio che voglio passare è: anche se non sei bravo a leggere la notazione, beh, sul ritmo dovresti essere bravo perché è importantissimo. Sulle note puoi appoggiarti alle tab per vedere le note e poi comunque cerca di mettere qualcosa di tuo. Quindi se vedi che è scomoda come diteggiatura, prova utilizzando quelle stesse note a vedere se c'è una diteggiatura più comoda. Benissimo, spero di averti dato un po' di spunti. Studiamoci insieme questo groove. Mettiamolo un po' più lento. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video, anche perché sono senza voce. Ciao, a presto e buono studio e buon basso.